veramente poco a presentarti, perché non so se è record, ma debutto e gol dopo così poco, tra l'altro decisivo, non so, meglio di così non potevi presentarti. Sì, no, è vero, sono contento di come sia andato l'esordio, sono contento prima di tutto di essere qua, di essere riuscito a venire in questa società dove volevo venire già da tempo, perché ci stavano sentendo da tempo. Sono riuscito a venire un po' tardi, però dai, meglio tardi che mai, come si dice, e poi appunto l'esordio col gol, ma soprattutto con la vittoria, è importantissima contro una squadra come il Lecce, nostra alla fine rivale per la salvezza. Fuori casa penso sia il massimo che potessimo raggiungere in quel momento. Si è detto che il gesto di non esultare, insomma, che sia passato un po' 6 mesi, invece, se non sbaglio, è stato descrittivo di come sei tu. Tutti parlano bene di te, sei giovane, sei un signore di tantissimo, non so come sta. Sono contento se dicono questo di me. Io sì, non ho esultato perché mi sembrava una forma di rispetto nei confronti di sia una società che una città che mi ha accolto bene, perché è stata la mia prima esperienza fuori casa, avevo 18 anni quando sono andato a Lecce e mi hanno trattato davvero, davvero bene, anche se ho giocato poco, però mi sono trovato bene, quindi non mi sembrava giusto in quel momento trattenere la gioia per un momento futuro, speriamo almeno gode di poter esultare il doppio a sto punto. Eh sì, perché quello è il tuo primo gol in Serie A, tra l'altro, quindi è stato doppiamente difficile da prendere. Eh sì, è vero, però in quel momento mi sono sentito così, e mi sembrava giusto in quel momento, anche come dicevo prima, per rispetto nei loro confronti. Comunque poi abbiamo rimandato di qualche minuto i festeggiamenti, perché poi siamo andati sotto i nostri tifosi, che ci hanno seguito anche lì in tantissimi, e abbiamo festeggiato con loro, dai. Raccontami un po' che tipo di centrocampista sei, perché insomma, che sei fra i gol l'abbiamo visto, però oltre ai gol raccontami un po'. Ma io ho sempre fatto un po' tutti i ruoli a centrocampo, sia giocando a tre, posso giocare da play, davanti alla difesa, che da mezzala, che forse mi piace anche un po' di più per appunto sfruttare i miei inserimenti, le mie caratteristiche offensive. Però negli ultimi anni all'Atalanta ho giocato in un centrocampo a due con Gasperini, ho sempre giocato due, all'inizio mi aveva provato trequartista e ho fatto anche quel ruolo, però poi io ho sempre fatto il centrocampista, diciamo, nei due di centrocampo, nei due mezzali, e il suo gioco mi ha aiutato tanto a crescere sotto tanti punti di vista, perché quei due ruoli a centrocampo hanno molte responsabilità, sia di far girare bene la palla, sia di evitare che appunto gli avversari riescano a fare azioni pressando e tutto. Quindi devo dire che mi adatto un po', ecco, mi adatto un po' al ruolo in cui vengo messo, sfruttando poi quelle che sono le mie caratteristiche, come inserimenti appunto in fase offensiva, realizzativa, ma anche con la mia tecnica, spero. Quanto è effettivamente simile il gioco di Gasperini a quello di Juric? Perché Juric è il famoso allievo di Gasperini, dimmelo tu se sono. No, è vero, ho trovato molte somiglianze, soprattutto sotto un punto di vista dell'attenzione, dell'aggressività, del recupero palla, soprattutto sotto questo punto di vista, perché sì, il modulo alla fine è simile, quello che predilige almeno, perché poi si è visto che anche durante la prima collezione abbiamo cambiato modulo alla fine. Però i concetti base secondo me sono gli stessi, appunto quello dell'aggressività, quello di tenere palla, di verticalizzare, di giocare sui piedi, ecco, sotto questi aspetti secondo me sono molto simili, e questo mi ha aiutato anche nell'integrarmi con la squadra, con i compagni, avendo concetti simili comunque sono arrivato in una realtà dove è stato facilmente indirizzabile. L'ultima con la sua spazio, sì. In colleghi. Hai fatto tutta la gavetta, perché hai fatto le categorie tutte. Adesso l'anno scorso hai fatto apprendistato, diciamo, un certo tipo di squadra, questo che l'esperi del Champions, e quest'anno non è che va a finire poi tra quelli di un minutaggio, sei quello che lavora più alto, perché secondo me se ti continui a comportare così, va a finire dentro ogni posto titolare. Ma io spero di fare più minuti possibili, io spero di fare meglio, ma
prima per la squadra che ha degli obiettivi, che ha degli obiettivi fissati per quest'anno, che successivamente anche per me. Io adesso non mi sento di dire quello che potrò fare, però cioè, lavorando così, stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forte, duramente. In queste prime due partite sono visti anche dei bei risultati, e questa penso sia la strada giusta, poi quel che verrà si vedrà. Grazie. Prego.